Cara Calabria, una rinnovata dichiarazione d'amore per la nostra terra. Così il presidente regionale di Lega Ambiente, Francesco Falcone, presenta la terza edizione del premio. È la grande bellezza di una terra, quella che si vuole raccontare, una terra dai mille paesaggi, territori, arte, cultura e non gastronomia, ma è anche quella dai mille volti, i volti di chi giorno dopo giorno, con il proprio lavoro, la passione e la dedizione, costruiscono un'immagine diversa, buona e positiva della terra di Calabria. Il premio è stato dedicato anche quest'anno al maestro Vittorio De Seta, sceneggiatore e documentarista ambientale che ha saputo raccontare questa regione in pagine memorabili come in Calabria del 1993. Tra i premiati il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri e il comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato Giampiero Costantini, perché la bellezza passa anche attraverso la legalità. E i comuni di San Lorenzo Bellizzi, Marina di Gioiosa Ionica e di Palizzi, che si sono contraddistinti per virtuosismi sicuramente da esportare. Professionisti di una Calabria sana e onesta, tra i quali il professor Giuseppe Strangi. Noi lottiamo ogni giorno, in ogni posto del mondo, dovunque noi siamo, battendo le barriere, travalicando le barriere per salvaguardare il più grande dono dell'uomo, la vita. Professor Francesco Santopolo, la giornalista Carla Monaco, imprenditori Ungaro SRL, Minerva Club Resort che hanno scelto la sostenibilità ambientale e sociale, enti come il Parco Nazionale del Pollino, associazioni e fondazioni Col Diretti Calabria, Fondazione Trame, Goel, Gruppo Cooperativo e l'associazione Cammina Sila. Presente anche la sottosegretaria di Stato al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del Turismo Donina Bianchi. Credo che il turismo debba diventare uno dei motivi di crescita di questa regione. La legalità, è più forte nel momento in cui i giovani possono lavorare, realizzarsi e soprattutto i giovani migliori rimanere nella nostra terra.